Il deputato Rotelli, a titolo personale, per un minuto ne ha facoltà. Grazie Presidente, buon pomeriggio Sottosegretario Costa. Ho letto poco fa un'agenzia nella quale lei, e devo dire molto apprezzata, diceva speriamo che queste aperture siano, diciamo, ormai definitive, insomma, che da questo, ce l'auguriamo almeno che sia così. Sottosegretario, in questa serie di emendamenti che abbiamo presentato stiamo ponendo una serie di questioni che speriamo attirino l'attenzione non soltanto sua, ma del resto del Governo che magari sta seguendo attraverso altri canali questa discussione. Dare la possibilità soltanto di aprire all'aperto sta creando purtroppo, come lei si può immaginare, un ulteriore cortocircuito. Tutti coloro che non hanno gli spazi all'aperto, non hanno la possibilità di poter lavorare all'aperto, come sarà possibile da lunedì 26, e che per adesso si sono retti grazie al delivery o all'asporto e alla consegna, vedranno azzerare molto probabilmente questo tipo di servizi perché invece coloro che avranno tavoli all'aperto molto probabilmente saranno decisamente più attraenti di chi invece andava a prendere, diciamo, il cibo o se lo faceva recapitare a casa. Questo è fondamentale per far capire che abbiamo necessità e c'è la fondamentale necessità di adeguare tutti i ristoratori, tutte queste imprese alle stesse regole e quindi anche l'apertura soltanto all'aperto creerà purtroppo delle situazioni più favorite, altre meno, altre che proprio saranno costrette definitivamente a chiudere. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario.